Stasera, grazie di essere intervenuti al quinto Wave. Stamattina abbiamo iniziato con il concorso. Molti di voi hanno assistito al concorso che quest'anno ha avuto ben 9 partecipanti e quindi è stato un apprendato rispetto agli anni precedenti. Adesso iniziamo la sezione dei lavori rivolta esclusivamente ai prestigiatori e iniziamo con una conferenza sulla cartomagia. E iniziamo da grande, perché quello che sto per presentarmi, anche se giovane, è un artista affermato che ha delle armi nelle sue mani a dir poco micidiali, che ha da poco pubblicato un libro edito in inglese per essere diffuso in tutto il mondo. Si occupa di cartomagia ed è specializzato in particolare per una chicca, il servizio dal centro, e questa sera vi darà delle dimostrazioni di come si possa eseguire questa tecnica. Quindi accogliamo con un applauso Antonio Cristiano. Grazie. Buonasera a tutti. Beh, mi presento, sono Antonio Zuccaro e stasera sono qui e ho bisogno dell'aiuto di due spettatori del pubblico che mi daranno una mano con alcuni dei giochi di questa sera. Forse posso chiedere a Gianluigi di accomodarsi e a Dario, mi dispiace, facciamo un applauso. Grazie per essere intervenuti, state divertendo? Sì? Sì, certo. Finora. Adesso piangeremo. Dovete sapere che nel corso dei secoli i bari hanno sempre cercato di inventare delle tecniche che gli consentissero di vincere ingenti somme di denaro e a fine serata di potersi giustificare dicendo nah, sono solo fortunato, ecco perché ho vinto. Oggi voglio parlarvi di una delle tecniche più difficili che un baro possa usare, considerata da molti una leggenda. Sto parlando del servizio dal centro, servirsi qualsiasi carta si desideri direttamente dal centro del mazzo, ma sarò più chiaro con un esempio. Gianluigi, tu sai sicuramente che un mazzo di carte è organizzato in poker, ci sono i 4-2, i 4-3 e così via. Bene, allora puoi scegliere un poker? Io sceglierei 4 assi. Vabbè, prendi le cose più facili. 4-5. 4-5, ok. Allora useremo i 4-5 perché queste sono le carte che Gianluigi ha scelto. E come potete vedere le sto cercando in modo facile, tenendo il mazzo a faccia in alto. Ma mi raccomando, non fate la stessa cosa se giocate a carte, questo fa innervosire gli altri giocatori e non poco. Dovete sapere che una delle tecniche più comuni utilizzate da un bar nel corso di una partita è quella di controllare alcune carte vantaggiose, in questo caso i 5, sul fondo del mazzo. D'accordo? A questo punto però c'è un problema, perché quando il mazzo viene passato da un altro giocatore per essere tagliato, cosa succede? Che i 5 che sono sul fondo automaticamente vengono messi nel centro e quindi il baro non riesce più a controllarli, a meno che non sia in grado di eseguire il leggendario servizio dal centro. Bene, oggi simuleremo una partita di poker a 5 giocatori e io impersonerò il baro, e la partita potrebbe andare più o meno così. Al primo giro di distribuzione, primo 5 dal centro del mazzo. Al secondo giro, secondo 5. Al terzo giro, terzo 5. Quarto giro, 4-5 dal centro. Sono contento che vi sia piaciuto, sapete? L'ultima volta l'ho fatto vedere dei miei amici giocando, dei miei amici tutti. Ecco, se questo dovesse succedere al tavolo da poker, meglio correre, meglio scappare. Però tenete presente che questa era solo una dimostrazione, perché se questa fosse una vera partita di poker, un baro non si sarebbe mai servito 4-5, perché sarebbe troppo sospetto. In realtà un baro lavora spesso con il compare, ed è al compare che serve una mano del genere, per non attirare troppi sospetti. E poi alla fine della partita dividere pure i guadagni. Bene, durante la prossima fase della dimostrazione questo è proprio quello che cercherò di farvi vedere. Servirò i 5 dal centro del mazzo ad un altro giocatore, ma per rendere le cose ancora più difficili Dario ti lascerò scegliere quale dei 4 giocatori sarà il mio compare. Scegli primo, secondo, terzo, cosa viene dopo il terzo? Il quarto. Avevi già visto il gioco? Vabbè, no, lasciamo stare. Quale vuoi con primo terzo. Terzo? Terzo? D'accordo, questo significa che al primo giro di distribuzione riceve un 5 dal centro del mazzo, al secondo giro il secondo 5, al terzo giro riceve un tris di 5 e al quarto giro, signore e signori, 4-5 dal centro del mazzo. Però,
qui arriviamo alla regola d'oro per qualsiasi giocatore d'azzardo e bar, cioè mai fidarsi di nessuno. Sai perché? No. No? Perché in realtà il compare non ha capito che è egli stesso il pollo che verrà spennato a dovere. Infatti il baro vincerà la partita e terrà tutti i soldi della serata per sé con un imbattibile poker servito. Grazie. Allora, a questo punto direi di concludere il mio intervento parlando di un'ultima cosa. Oggi abbiamo toccato solo una piccolissima parte di quelle che sono le tecniche utilizzate dai bari nel corso di una partita. Secondo me una delle più efficaci è l'uso di un mazzo contrassegnato. Per coloro che magari non fossero a conoscenza della cosa, tenete presente che un mazzo contrassegnato sembra essere a tutti gli effetti un mazzo di carte normale, ma in realtà ogni carta ha dei piccoli segni segreti sul dorso che permettono al baro di conoscere l'identità. Per esempio, guardando questa potrebbe dire che è il 3 di quadri oppure il 2 di fiori, eccetera eccetera. D'accordo? Perché oggi faremo solo finta che questo sia un mazzo contrassegnato. Lo terrò girato a faccia in alto per tutta la durata dell'effetto e così potremo vedere esattamente ciò che un baro vedrebbe se questo fosse un vero mazzo marcato. Fondamentalmente, un mazzo del genere può essere sfruttato in due circostanze diverse: quando le carte vengono mischiate e quando le carte vengono distribuite. Lasciate che ve le dimostri. Quando le carte vengono mischiate, il baro riesce a leggere molto velocemente i segni sui dorsi delle carte e a memorizzare la posizione esatta di alcune carte buone, proprio come ho cercato di fare io adesso. 15, 23, 48 e 52, proprio dove ci sono 1, 2, 3 e 4 assi. Non vi vedo molto convinti. Ah, ovviamente non sto parlando delle carte sulla faccia di ogni mazzetto, ma delle carte sul dorso. In questo caso effettivamente abbiamo 1, 2, 3 e 4 assi. Beh, questo era il riassunto di circa 6-7 anni della mia vita, su una giovinezza sprecata, come direbbe qualcuno. Vorrei però che la prossima fase di questa dimostrazione fosse il più possibile simile ad una vera partita, quindi è improbabile che tutti e quattro gli assi si trovino in uno stesso punto del mazzo. Quindi faremo così, li disperderò con quattro punti diversi: l'asso di cuori, l'asso di fiori, l'asso di quadri e l'asso di picche. E ancora una volta potete vedere che gli assi sono in quattro punti diversi del mazzo, che non c'è nessuna illusione ottica. No, il gioco non ci serve. Ora, se un baro fosse effettivamente in grado di memorizzare la posizione delle carte mentre miscola, e se fosse effettivamente in grado di sapere quali carte hanno i suoi avversari grazie ai segni sui dorsi, allora potrebbe anche decidere di servirsi alcune carte buone per migliorare la propria mano e vincere. Per esempio, sapendo che il Jack di fiori è la 20ª carta dalla cima, servirsi il Jack di fiori dalla 20ª posizione dalla cima. Questo richiede la capacità di eseguire il servizio dal centro, servirsi qualunque carta si desideri da qualsiasi punto del mazzo essa si trovi. So che sembra incredibile, ma vediamo come andrebbero le cose in una partita di poker a 5 giocatori. Il primo giocatore riceve il re di cuori, il 4 di picche, la donna di cuori e il 9 di cuori. Al baro spetterebbe la donna di fiori, ma sappiamo che quando si bara niente viene lasciato al caso. E infatti primo servizio dal centro, primo asso al baro. Volendo avere la certezza di vincere nel corso della partita, bisogna servirsi anche il secondo asso. Volendo vincere almeno una mano, però saprete meglio di me che il tris è la strada da percorrere, ma volendo tornare a casa con le tasche piene, e dico piene di soldi, bisogna servirsi anche il quarto e l'ultimo. Visto che questa è un'occasione speciale, voglio essere onesto con voi. Siete pronti? Ho barato, cioè non ho barato solo con le carte. Perché ricordate quando ho detto che questo avremmo solo fatto finta che queste fossero carte segnate? E beh, in realtà sono carte segnate per davvero, non si nota, vero?
No, infatti fidatevi, potremmo stare qui a guardare il dorso di queste carte per tutta la serata, non otterreste niente di strano. Queste carte infatti vanno confrontate con questo del mazzo, perché anche queste sono carte contrassegnate. Sono sicuro che confrontando le due cose noterete una leggera differenza. Signori, grazie per essere stati qui, grazie per avermi seguito, vi lascio, buona serata, grazie ancora. Thank you.